Allora, leggerezza per tutti, immaginatevi, suona la campanella, inizia la dichiarazione, benvenuti alla macchina della felicità! E questo ero io, questo qui ero io! Bellissimo! Lascia stare quanto fa. Quando cerco di addormentarmi e non mi riesce, ad occhi chiusi il mio ultimo pensiero è sempre per mio padre e mia madre che non ci sono più. Ma quando mi sveglio, la domanda è sempre quella: mi piace vivere oppure no? Amore, fermati, questa sera non andartene. Un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Vediamo l'esperimento, qualcuno la stava canticchiando qua sotto. Non volevo i soldi, cioè dico, qualcuno la sta... non siamo veramente né testimoni di Geova né di Equitalia. La volete fa? Maestro, attacca! È facile. Che mi importa? Brava! Del mondo. Bravissimo, professor! Quando tu sei vicino a me. Falli cantare. Cielo, se mi lascia te. Fermi? Perché mi legavo al suo bigliettino? Perché noi così ci salutiamo con una convinzione che in questa vita, boh, dice la felicità, io sono convinto che vada meritata, sono convinto che si possa e si debba inseguire, peraltro non so se c'è qualche avvocato in sala, sei avvocato, sei giudice? No, beh, poteva pure essere visto come siamo messi in Italia e... Dico, non è che nasciamo e c'è il diritto della navigazione, c'è il diritto ecclesiastico, mi potete contraddire se volete, c'è il diritto civile, penale, romano, c'è il diritto alla felicità. Solo nella Costituzione americana, andatela a prendere, si parla del perseguire la felicità. Cioè le persone, i paesi, i popoli devono, possono perseguire la felicità. Lo dicono gli americani, che però poi non hanno la previdenza sociale, se sei povero in America e ti ammali, mori così. Meglio stasera! Così che va l'amore.